Due ruote, Corso Novara 13, Napoli. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Prima BMW Motorrad, Napoli. Ti aspetto su motoricambi39.it. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Tantissima attenzione intorno al marchio Kawasaki, che festeggia innanzitutto i 30 anni della serie Ninja e lo fa mostrando tutti i modelli che hanno creato un vero e proprio cult nel settore delle supersportive. Per celebrare questo anniversario, Kawasaki rompe gli indugi e arriva con la sua futuristica Ninja H2 da 200 cavalli e H2R da 300 cavalli. Il nome H2 arriva dal passato, ma la moto è un chiaro esempio di modernità e massima espressione del settore, una prova di muscoli per stile e contenuti tecnici che ad oggi non trovano eguali sul mercato stradale. Per questo progetto tutto il know-how del gruppo Kawasaki è stato messo insieme, arrivando a concepire il Supercharger di cui oggi le due moto possono usufruire. Un compressore centrifugo che rifornirà di aria compressa tutti e quattro i cilindri e non avrà bisogno di intercooler perché si lubrificherà con olio motore. Telaio a traliccio, raffinata carenatura, spoiler per gestire l'assetto, sono solo alcuni dettagli che provocano un impatto con la moto fortissimo, tanto da farci restare confusi per diversi minuti. Proibitiva poi la versione H2R, tanto bella quanto cattiva. Poco spazio all'improvvisazione, ma tanto lavoro sui contenuti. Mai motto fu più indovinato da Kawasaki, costruita al di là di ogni immaginazione. Le altre novità riguardano la Vulcan S da 650 cm3, classica e molto gradevole, una moto che mancava in Kawasaki e che di sicuro dirà la sua nel mercato custom. Rivista la super turistica GTR 1004 e le già anticipate Versys 650 e 1000. Ora dall'appeal decisamente superiore che con i loro affidabili motori e il prezzo contenuto diranno la loro in un segmento che in Italia la fa da padrona. Ma l'ultima nata in casa Kawasaki si chiama Z300, è rivolta ai più giovani ed equipaggia il motore della Ninja 300. 40 cavalli più che sufficienti per una moto bella e raffinata che si offre, perché no, anche alle donne. Ad EICMA ha siglato anche l'accordo tra noi di Starbikers ed Eld per la sponsorizzazione 2015, che ci vedrà utilizzare la collezione della casa tedesca per i nostri test e tutti gli altri servizi TV. Un grazie alla direzione della Eld per la fiducia e la stima dimostrataci per questa avventura da vivere insieme. Il gruppo Piaggio celebra la vittoria di Aprilia nel Mondiale Superbike, ottenuta grazie al francese Sylvain Guintoli, e presenta a Milano la nuova versione della RSV4 denominata RR. Le nuove evoluzioni ottenute proprio in pista hanno migliorato diversi aspetti della moto e ora per esempio l'APRC è stato aggiornato. Le migliorie in pista hanno fatto superare anche alla nuova RR i 200 cavalli e la moto si offre ideale per i diversi utilizzi nei campionati Superstock. La versione RF invece ricalca i colori e la livrea della moto vincitrice del titolo 2014 e sarà prodotta solo in 500 esemplari.
Nuova invece è la Tuono V4 che arriva ad una cubatura di 1100 cm cubici e offre 175 cavalli all'albero. Aumentata anche la coppia disponibile che ora arriva a 12 kg metro, ma la cosa più importante annunciata è che è stato reso più godibile l'utilizzo ai bassi e medi regimi. Molto apprezzate da utenti ed addetti le nuove proposte Moto Guzzi che riguardano la Eldorado e l'Audace. La prima rivisita il successo di quella che fu la moto destinata al mercato americano e nasce oggi sulla base della California 1400. Cerchi a raggi con fasce sulle gomme, quindi uno stile classico ma dotato di un altissimo contenuto tecnologico. L'Audace invece è una chiara proposta all'utente più giovane, che magari vorrebbe qualcosa di diverso rispetto alle splendide V7, anche loro riviste e armonizzate. Così questa custom pura equipaggia lo stesso motore 1400, poderoso e pieno di coppia, offrendo caratteristiche di guida più sportive e divertenti. Ma la massima espressione del bicilindrico 1400 lo viviamo sicuramente intorno alla MGX21, rivolta al pubblico americano. Grande cura per gli accessori e dotazioni tecniche di tutto rispetto. Poi carbonio a profusione e sella monoposto, quella per il passeggero sarà un optional. Sempre ricco di interesse lo spazio di BMW Motorrad, che attira costantemente tutta l'attenzione, soprattutto perché quest'anno si aspettava di vedere la turistica concepita intorno al motore 4 cilindri da 1000 cm cubici, che tanto successo sta avendo nel segmento sportivo e maxi naked. Nasce così la S1000 XR con 160 cavalli a disposizione e tutte le dotazioni elettroniche già utilizzate sulla S1000RR, come il controllo di trazione, ride mode e acceleratore ride by wire. Il telaio è stato studiato ad hoc per questa moto, mentre le sospensioni sono quelle della Maxi Nuda 1000R. Frontale non proprio inedito, ma efficace e filante. Scarico basso e cerchi da 17 pollici per una moto che forse fa il verso alla sorella R1200GS, ma che punta ad un utente più sportivo. Arriverà a marzo e costerà 16.200 euro, compreso di primo tagliando. Novità attesa ed importante riguardava la R1200R, che ora ha anch'essa il motore boxer 1200 raffreddato a liquido con 125 cavalli a disposizione. Non c'è più la sospensione telelever e ne guadagna il peso. Poco accattivante il faro anteriore, ma tutto cambia sulla versione RS, più turistica e completa, una delle moto che più abbiamo apprezzato ad EICMA. Dopo diverse stagioni subisce giuste modifiche anche la F800R, una delle entry level con cui approdare in casa BMW. Innanzitutto rivisto il motore, ancora più fluido e con un incremento di cavalli fino a 90 totali. Anche l'estetica è cambiata per renderla più attuale, mentre resta intatto il telaio, uno dei punti di forza di questa moto. Cambia solo la forcella, che ora ha steli rovesciati non regolabili. Il prezzo è di 8.970 euro e anche qui è compreso il primo tagliando.